Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, anche se è solo il secondo video, la postazione ha già subito delle notevoli modifiche, un po' perché la quarantena mi concede troppo tempo libero e un po' perché sono così psicolabile da aver rivisto il primo video talmente tante volte da voler praticamente modificare tutto. Dunque, come avrete dedotto dalla intro, letto nel titolo e già sentito nello scorso video, oggi parleremo di onsen, i bagni termali giapponesi. Beh, partiamo con dei cenni storici. Partiamo dicendo che pur non esistendo una vera e propria data di inizio di questi onsen, sappiamo che edifici come il Dogo Onsen di Matsuyama sono datati a più di 3.000 anni fa. Tra l'altro, permettetemi già qui di fare una piccolissima digressione. Il Dogo Onsen, considerato uno degli edifici termali più antichi del Giappone, è quello che ha ispirato Hayao Miyazaki nella realizzazione della sua opera La città incantata, che mi auguro tutti voi conosciate, anche perché se non l'avete vista cosa fate su YouTube? Chiudete tutto e correte a vedere il film. Gli onsen hanno avuto il loro boom storico nel periodo Edo. Questo perché? In quel periodo la maggior parte delle case non aveva un bagno interno, un po' per la situazione economica e un po' perché era effettivamente vietato avere un bagno in casa, perché essendo le case fatte in legno si temeva il pericolo degli incendi. Un problema che il Giappone ha dovuto affrontare più volte nella storia e in maniera molto importante. Inoltre ai tempi l'onsen pubblico era visto un po' come il baretto di paese, dove la gente si trovava e magari si scambiava i gossip su quello che era la vita nel paese. Mi sarebbe piaciuto molto assistere a una di queste conversazioni, anche se in giapponese non avrei capito niente. Ai tempi, tra l'altro, i bagni pubblici erano condivisi tra uomini e donne, quindi uomini e donne completamente nudi facevano il bagno insieme e non era vista come una stranezza. Finita l'epoca Edo nel 1868, ebbe seguito l'epoca Meiji dal 1869 e con questa arrivarono delle nuove regolamentazioni che impedivano di fatto che in questi bagni pubblici uomini e donne facessero il bagno nella stessa vasca. Tuttavia, nonostante i giapponesi fossero un popolo noto per il rispetto delle regole, questo decreto dovette essere riconfermato per 3 anni, per un semplice motivo: la gente non lo rispettava. Brighella! Oggi nelle grandi città, soprattutto a Tokyo, la regola dei bagni separati vige ancora. Difatti a Tokyo non esistono bagni che permettano a uomini e donne di fare il bagno nella stessa vasca. Questo invece il più delle volte non vale per le onsen-cho, le cittadine termali in cui questa regola non viene sempre applicata. Pensate che ad oggi in tutto il Giappone si stima ci siano all'incirca 3.800 stazioni termali, contro le circa 12.000 che si ritiene che storicamente tempestassero tutto quanto il Giappone. La pratica dell'onsen infatti ha avuto anche un rapido declino dovuto all'aumento della ricchezza della popolazione. Ovviamente la gente poteva permettersi di tenere delle vasche all'interno della casa e di conseguenza l'onsen non diventava più un obbligo, ma solamente un piacere, che molta gente si evitava semplicemente. Tuttavia, la pratica dell'onsen negli ultimi anni sta trovando una sua nuova primavera, vuoi perché i giapponesi sono tornati a utilizzarla in maniera estensiva, vuoi perché il Giappone si è aperto di più verso l'Occidente e quindi si è aperto di più anche al turismo. E l'onsen è una delle pratiche a cui la maggior parte dei turisti puntano. Pensate che sta rientrando così tanto nella cultura giapponese da avere addirittura una sua emoji. Che voglio dire, se hanno fatto un emoji al coronavirus, non vedo perché non dovrebbero farla agli onsen. Finora però abbiamo parlato di due cose che vengono distinte dai giapponesi come se fossero un'unica cosa, quindi forse è il momento di scinderle. Se da un lato abbiamo gli onsen, sorgenti termali la cui acqua scorre ad almeno 25 gradi e che contengono uno di 19 elementi chimici, dall'altro abbiamo i sento, più diffusi nelle grandi città e con delle origini un po' diverse. Si tratta di bagni pubblici la cui acqua è riscaldata, non è acqua termale naturale. Queste strutture sono molto diffuse sia come sento a sé stante, sia come parte di alberghi o grossi palazzi per, diciamo, aumentarne il lustro. Infatti questi sento tendono a essere molto ampi e molto sfarzosi. Non è raro trovare intere famiglie che passano dei weekend a questi sento per rilassarsi e provare un po' tutte le vasche del posto. Come riconoscere dunque un onsen da un sento? Beh, se non riuscite a capire qual è l'elemento all'interno dell'acqua in cui vi state facendo il bagno, sarà quasi impossibile distinguere l'uno dall'altro, se non usando la semplice logica. Tra l'altro, la leggenda vuole che i sento fossero inizialmente utilizzati dai monaci, che si lavavano tutti insieme in queste grosse tinozze per, diciamo, purificare lo spirito e assorbire gli elementi benefici di questo tipo di bagno. Dopodiché si è deciso che questa pratica si poteva estendere anche ai malati, sicuramente avrebbe giovato anche a loro. Poi sarà arrivato qualcuno con i soldi, si è accorto che funzionava e ha iniziato ad aprire sento a tutto spiano per tutto il Giappone. Mi vorrete scusare adesso se non farò distinzione tra onsen e sento nelle prossime cose che dirò,
ma già mi esprimo come un gibone di mio, se in più mi metto anche a fare queste distinzioni, il video mi sa che finisce qua. Adesso abbiamo dato un'infarinatura di quello che è la storia degli onsen. Penso però che sia anche il caso di parlare di quello che è l'onsen oggi, per chi di voi vorrà fruirne. Come per ogni cosa in Giappone, anche per gli onsen esiste una lunga lista di regolamenti, che adesso, come avrete capito, andiamo a elencare. Andiamo con ordine e elenchiamo le regole a partire da quando uscirete dalla vostra stanza. Se alloggerete in una struttura che ospita questi onsen, non sarà raro che vi vengano fornite direttamente dalla direzione uno yukata e delle ciabatte. Dunque questo è quello che dovrete indossare per recarvi fino alla stanza dell'onsen. Se la struttura tra l'altro è abbastanza grande, incontrerete tante persone che, come voi, sono vestite allo stesso modo e si stanno recando o stanno tornando dal loro bagno, con uno sciabordio di ciabatte per i corridoi che Dio ci salvi. Arrivati alla porta dello spogliatoio, dovrete togliervi le ciabatte. Mai entrare con le ciabatte nello spogliatoio. Dunque, una volta entrati, dovrete innanzitutto raccogliervi i capelli qualora fossero abbastanza lunghi, e poi lavarvi prima di entrare nelle vasche. Un piccolissimo consiglio che purtroppo non tutti rispettano: se siete nudi e dovete raccogliere qualcosa da terra, vi prego fatelo spalle al muro, perché non è un bello spettacolo. Dopo avervi fornito questa fantastica immagine mentale, per cui potrete ringraziarmi nei commenti, potrete finalmente usufruire del vostro onsen. Tra l'altro, qualora doveste trovarvi in una struttura che ospita sia uomini che donne all'interno degli stessi onsen, potrete utilizzare i konyoku che vi vengono forniti, ovvero delle salviette che servono appunto per coprire le proprie vergogne. Rimane un'ultima piccola regola, ma non per questo meno importante. Come molti di voi sapranno, per i giapponesi il tatuaggio è un simbolo molto negativo, perché viene associato al crimine. Sia perché un tempo, anziché amputare arti a destra e a sinistra, si sceglieva di tatuare un criminale, spesso scrivendo o il suo nome o quello della sua famiglia o quello del crimine eseguito, sia perché oggi questi tatuaggi vengono utilizzati per di più da famiglie mafiose della Yakuza. Ed è già il secondo video su due in cui cito la Yakuza. Quindi, se doveste avere un tatuaggio, dovrete per forza chiamare prima la struttura o farla chiamare da qualcuno che parli la lingua per domandare se questo effettivamente è un problema per loro, perché potrebbero addirittura non farvi accedere del tutto alla struttura. Esistono comunque dei cerotti che perlomeno ti permettono di coprire i piccoli tatuaggi, ma se anche voi, come alle Zoro, avete un Charizard tatuato sulla schiena, beh, forse è meglio che facciate una chiamata. Adesso che abbiamo un'idea di cosa siano questi onsen e di come comportarsi, parliamo di quello che dà il titolo a questo video, ovvero Hadaka no otsukiai. Socializzare da nudi. È proprio radicata nella cultura giapponese la concezione di socializzare da nudi. Per loro andare all'onsen con parenti, amici, è semplicemente come andare al bar o uscire fuori a cena. È un posto dove socializzare. Questo perché? Perché ovviamente la nudità abbatte tutte le barriere. È quasi impossibile star lì a compiacersi mentre si è totalmente nudi davanti non solo a persone che si conoscono, ma anche sconosciuti. Laddove gli anziani italiani si ritrovano a bere il bianchino, a bestemmiare giocando a carte al baretto, gli anziani giapponesi si trovano per fare un bagno tutti insieme e fare due chiacchiere, magari ricordando i vecchi tempi. Non è neanche raro che nei sento ci siano degli studenti giapponesi che durante la pausa estiva prendono e in comitiva vanno a farsi un bagno tutti insieme. Piccola parentesi sponsor a me stesso. Visto l'interesse dimostrato verso il sistema lavorativo, penso che prima farò uscire un video sul sistema scolastico giapponese. Quindi scrivetemi nei commenti se vi può interessare e trovo che sarebbe un'ottima introduzione a quello che poi sarebbe l'argomento sul lavoro. Torniamo al nostro socializzare con i genitali per aria. Per chi di voi non se la sentisse ancora di fare questo tipo di esperienza, l'onsen è anche godibile grazie alle Kashikiriburo, ovvero le sale onsen private. Sentendo un nome del genere penserete mille soldi, e invece vi devo contraddire, costano molto meno di quanto pensiate, ed è qui che vi voglio portare la mia personale esperienza in un onsen giapponese. Come alcuni di voi già sapranno avendo seguito i miei vlog, che vi consiglio di seguire, nell'agosto 2018 ho fatto il mio primo viaggio in Giappone con mia cugina Federica. Una delle tappe che abbiamo scelto per il nostro viaggio, e per la quale io sinceramente ero emozionato a bestia, era Takayama, che avete visto anche nel mio vlog di dicembre. Tuttavia, quella volta abbiamo alloggiato a Iraiu, che è una onsen cho che si trova all'incirca a un'ora più su sulla montagna rispetto a Takayama. La struttura si chiamava Odakazu Sanganoyu, di cui tra l'altro vi lascio il link in descrizione perché è una tappa che secondo me vale veramente la pena di visitare qualora doveste decidere di andare in Giappone. Tornando alla struttura, si trattava palesemente di un edificio con i suoi anni, abbastanza esteso, c'erano tantissime stanze, penso di averne contate almeno 400, sulla cui parte alta si ergevano appunto gli onsen. Potevi scegliere l'onsen pubblico,
potevi scegliere l'onsen privato. Ovviamente io e mia cugina abbiamo scelto di prenderci due onsen privati e abbiamo pagato solamente 8 euro per un'ora intera. Vi forniscono uno yukata, delle ciabatte, tra l'altro ovviamente le loro ciabatte sono taglia giapponese e io che sono alto 1,90 m le ho usate praticamente come coprialluci. Una volta arrivato al piano degli onsen, la gentilissima responsabile mi ha fornito la tessera magnetica con cui appunto sono entrato e mi sono trovato davanti una specie di piccola stanza d'albergo con una brandina, un lavandino e vari elementi per la toilettatura in cui potevo appunto cambiarmi e spogliarmi. Dopodiché, accedendo a una porticina a vetri sul retro, ci si trovava davanti la magica pozza dell'onsen. Tra l'altro tutto fatto con l'acqua bollente fino al collo e una leggerissima pioggerella estiva che gentilmente mi accarezzava la pelle. E il timore che tenendo in mano il cellulare e facendomi dei selfie, un fulmine mi portasse via con sé. Ragazzi, tra l'altro tenete conto che l'acqua degli onsen è almeno a 25 gradi, ma il più delle volte è a una temperatura superiore, tant'è che io stesso, che sopporto abbastanza bene il caldo, mentre muoio per terra se c'è del freddo, sono dovuto uscire dopo un po' dalla vasca perché iniziava a girarmi la testa. Quello che invece sembra non succedere è alle scimmie di Jikokudani. Esiste infatti una comunità di scimmie nella zona di Nagano, chiamate appunto Jikokudani Monkeys, che è stata studiata dagli esperti perché ha preso l'abitudine di fare il bagno nelle terme. Pensate che nel 1963 le scimmie della montagna hanno iniziato a invadere gli onsen delle persone che abitavano nella zona e ci hanno preso così tanto l'abitudine che addirittura gli hanno dovuto costruire degli onsen appositi perché appunto utilizzassero quelli senza andare a utilizzare quelli degli umani. Tuttavia c'è un'esperienza che mi mangio le mani per non aver fatto in questo viaggio, ma che farò sicuramente nel prossimo, ovvero il bagno con le scimmie. È infatti possibile in alcune strutture fare il bagno con queste Jikokudani Monkeys. Ovviamente si tratta di avere un po' di fortuna perché le scimmie non vengono prese al lazzo e lanciate all'interno della vasca, ma ci devono venire di loro spontanea volontà. Però ci devo provare. Magari con qualcuno di voi. Insomma ragazzi, fatemi sapere a questo punto nei commenti se anche voi avete avuto esperienze con gli onsen o se dopo aver visto questo video magari, perché no, vi è venuta la curiosità di provare. Ma adesso veniamo alle preview. Insomma, in questo video la nudità l'ha fatta un po' da padrona. Tra il socializzare da nudi e i bagni condivisi tra uomini e donne, beh, direi che la prossima volta potremmo rimanere sul sentiero e perché non parlare di la sessualità vissuta dai giapponesi. Quindi per non perdervi il video, iscrivetevi al canale, seguitemi anche sulla pagina di Instagram, così magari, perché no, ci facciamo due chiacchiere. Noi ci vediamo al prossimo video per fare altri due passi nel paese del sollevante. Un saluto!